Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Il video di oggi è un video in cui voglio far vedere tutti i prodotti make-up che ho finito. Voi sapete che io cerco di riempire sempre questa valigetta per farvi poi avvio dei prodotti finiti e devo dire che ultimamente ho finito parecchi prodotti, alcuni prodotti in realtà tre. Sì, li sto buttando perché non li utilizzo. O perché non li utilizzo, perché non posso utilizzarli, o perché sono scaduti, insomma, ve ne parlerò un po' meglio. Allora, comincerei innanzitutto dal campioncino, da un campioncino che ho provato. Perché ho provato questo campioncino dell'Avon, il Bright Star. Il Bright Star è praticamente un fondotinta. Adesso ve lo cerco qui sul catalogo, vediamo se riesco a trovarlo. È un fondotinta, diciamo una BB cream che si presenta un po' come fondotinta. È privo di oli e ha degli estratti naturali. È questo qui. Varie ragazze l'hanno acquistato quando appunto uscì in anteprima. Io non l'ho acquistato, però moltissime ne hanno parlato molto bene, quindi ho deciso di prendere i campioncini e una volta provatolo, io ho provato la tonalità nude che mi è piaciuta molto, mi sono trovata molto molto bene. Io ora l'ho provato tantissimo tempo fa, però l'ho trovato un fondotinta adattissimo per l'estate, secondo me, molto leggero, molto confortevole e quindi con una coprenza abbastanza buona, con una media coprenza, e quindi penso proprio di acquistare la full size perché mi sono trovata molto bene. Tra l'altro ho fattore di protezione 15, quindi va benissimo anche per questo, perché comunque, soprattutto con la pelle del viso, state attenti, utilizzate sempre fondotinta e protezioni solari. Quindi questo è il primo prodottino. Allora, vi farei vedere velocemente i prodotti che non utilizzo e che quindi sto gettando perché è inutile tenerli comunque nella postazione, e sono questi qui. Allora, innanzitutto le French Manicure. Allora, queste qui praticamente io ho lasciato solamente il cartoncino. In realtà le avevo quasi tutte utilizzate, mi mancavano diciamo due file. Comunque sono delle manicure, delle French Manicure così, ve ne ho lasciato uno per farvi vedere, che praticamente devono essere messe sull'unghia e praticamente passa il colore. Al di là del fatto che le mie unghie sono piccolissime, quindi praticamente una di queste, una tip di questa, praticamente nascondeva tutta l'unghia, non mi ha fatto impazzire perché comunque non andava a definire molto bene lo smalto. Ora, io non voglio dire che non siano buone, perché comunque penso che ci siano tante ragazze che le utilizzino, però io non. Per anche la forma delle mie unghie, per il fatto che l'unghia è molto piccola, quindi non ho delle unghie effettivamente da fare tutti questi effetti, cioè gli effetti non vengono assolutamente come qui. Ho delle unghie molto piccole, anche proprio come letto di unghia, poi le mangio, eccetera. Quindi le butto non perché non mi siano piaciute, ma perché col mio tipo di unghia non andavano bene, ce cioè le ho volute comprare, ma non le utilizzavo mai e quindi le butto. Butto questa qui, che è la Terra Sun Shimmer di Rimmel London, la 002 Sun Love, mi ricordo anche il colore, perché vi avevo detto di averla acquistata comunque sigillatissima, completamente sigillata in un mercatino. Purtroppo ultimamente mi ha fatto queste bollicine. Io non so se lo riuscirete a vedere, magari aspettate che cerco di avvicinarmi la fotocamera. Penso che adesso sì, le riusciate a vedere. Quindi, avendomi fatto queste bollicine, io non la vado a utilizzare perché allora non sono una di quelle fissate con l'eco bio, eccetera, però fa un po' quella puzza di ciraponga, di pongo, non so come cavolo si chiama in italiano, cioè dei vasetti comunque di pongo. E fa queste bollicine, non voglio riempirmi il viso di imperfezioni e quindi la butto. Non sarà colpa della terra, sarà colpa magari che non era completamente sigillata, non lo so, però fatto sta che la butto. E per lo stesso motivo butto anche questi qui, i Debby Chubby Cheek, che sono dei prodottini in realtà che mi sono piaciuti perché comunque per quanto li ho utilizzati mi sono piaciute. Adesso vi faccio vedere, anche il colore è meraviglioso. Questo è lo 01 e questo è lo 03. Però li ho comprati la scorsa estate e stanno scadendo comunque. Cioè, a me mi fanno proprio puzza di pongo, mi danno anche fastidio
sulle mani, sinceramente, e sono molto appiccicosi, ho paura comunque a metterli sul viso. Tra l'altro la scadenza è di 18 mesi. Ora, anche qui io l'ho comprati sigillati, non so però effettivamente che cosa ne facciano, però le ho acquistate al mercatino, non le ho prese al negozio e quindi li butterò. Se magari ci sarà un'offerta, perché una volta le ho viste in offerta da OVS, magari ne prenderò uno. Di un colore magari da mettere tutti i giorni e provo a vedere se quello mi scade o meno, quindi se è un problema da mercatino o meno. Purtroppo queste cose al mercatino costano poco e viene sempre la voglia di comprarle, però poi risultano bruttissime, quindi io non le riacquisterò più proprio mai. Passiamo ai prodotti che adesso ho realmente finito. Allora, ne ho finiti un bel po', ragazzi, ce ne ho finiti tantissimi. Allora, partirei col prodotto che ho finito di più, che sono le matite. Allora, ho finito praticamente tantissime glimmer stick. Allora, io ho guardato tutte le glimmer stick che avevo qualche mese fa. Scusate, ma si sta nuvolando, cioè, sono venute delle nuvole. E le avevo tutte praticamente a metà, quasi che mancavano, e quindi mi sono impegnata un po' a utilizzarle prima di farle scadere. Ora, le glimmer stick non mi sono mai scadute, però anche un po' per rendermi conto di quali mi servivano meno, perché quando poi si va a fare l'ordine, ovviamente a volte non si tiene conto magari di comprare una glimmer stick nera. Perché si pensa di averne 4-5 come ne avevo io, però poi devono, cioè, vanno a finire, quindi ho cercato di fare un po' una selezione e vedere quale stavo finendo. Allora, innanzitutto ho finito una Glimmer Stick Black is Black, vedete, le giro e non vanno, che vediamo se hanno praticamente perché hanno la punta piatta. La Black is Black, che è quella nera opaca, che io adoro tantissimo. Poi ho finito di quelle Diamonds, la Mod Gold, anche questa non gira più, vediamo se riesco. Ok, è nera con dei brillantini doratini, ormai non posso più utilizzarle essendo piatte sull'occhio, però giusto per farvele vedere. La Black Eyes, che invece è sempre delle Diamonds, anche questa finita, ed è nera con i brillantini argentati. La Mod Gold purtroppo non c'è più, quindi non posso più riacquistarla. Io la adoravo. Magari uscirà a Natale. E poi ho finito quella per le sopracciglia, la Soft Black. Infatti, anche questa devo comprarla perché qui non si vede. Comunque, un nero opaco, quasi marroncino, bellissimo e sta benissimo sulle sopracciglia. Adesso mi sono un po' arrangiata con le matite nere, però questa è fenomenale e voglio acquistarla. E poi ho finito la Big and Daring Glimmer Stick, la Boldest Black, e con questa, che è questa qui, a parte che ha un nero più intenso, ma mi sono trovata bene anche come matita all'interno dell'occhio, mentre le altre Glimmer Stick all'interno dell'occhio non mi durano come questa. Questa è meravigliosa, infatti la voglio ricomprare e la voglio comprare anche in altri colori. Poi ho finito un correttore di queste stick della linea Colore Sempre Vivo. Questa è la tonalità medium, niente da dire, io questo lo utilizzo tanto, però ormai mi sto molto adattando al fondotinta liquido. Mi piace anche moltissimo quello liquido della Extra Lasting, quelli li preferisco a questi stick. Perché questi stick sono un pochettino più secchi, cioè tendono comunque un po' a seccare la parte sotto dell'occhio. Io ho un contorno occhi non secchissimo, quindi vanno bene. Però anche come tipo di applicazione, eccetera, mi trovo meglio comunque con quelle. Ma queste le utilizzo anche. Poi ho finito il fondotinta della linea Calming Effects, quello stressante. Ora l'ho messo così, quindi quel pochissimo che era rimasto si è sparso. Questa era la tonalità Honey. Niente da dire su questo fondotinta, l'erogatore così, è il primo fondotinta che io ho utilizzato di Avon e mi sono trovata sempre molto bene. Però non lo riacquisto per adesso solo perché ne voglio provare altri. Voglio prendere quello 3 in 1 che ho provato, il Bright Star come vi dicevo prima. Per l'estate penso che utilizzerò quello in polvere. Insomma, voglio provare altri fondotinta anche perché
Questa è una coprenza media e io tendenzialmente voglio tenere un fondotinta, una BB cream, insomma, per il giorno e un fondotinta però con una bella coprenza per la sera. Questa qui ha una coprenza media di una BB cream, quindi preferisco avere un prodotto più idratante, rispetto appunto a questo. Questo lo consiglio molto per chi ha la pelle molto 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 secca, perché è molto idratante. Anche perché io ho preso quello illuminante, vorrei provare a prendere quello mattificante e vedere come mi trovo. Però prossimamente, penso dopo l'estate, perché voglio provare gli altri, voglio un po' cambiare fondotinta. Con i fondotinta sono un po' così, mi piace cambiare. Poi è finito l'ultimo superstite degli smalti di Piazza Italia. Questo era praticamente sempre il 340, quello trasparente, che è stato l'ultimo che ho acquistato. All'inizio mi piace tantissimo, poi diventa geloso. Ora comunque ho visto che questa linea di make-up è scomparsa proprio da Piazza Italia. C'è una nuova linea make-up low cost, però non ci ho fatto molto caso perché non. Sono delle linee un po' particolari, low cost per low cost preferisco prendere una linea come quella di Catrice che non ho ancora provato, ma perché anche in Avon abbiamo la linea low cost della Color Trend che già conosco, vado sul sicuro e quindi sto tranquilla, quindi non penso di provarla, insomma, tranne quando fanno gli sconti e ci sono smalti a 70 centesimi come facevano con questa linea e allora sì. Poi è finito la cipria della Color Trend nella tonalità medium, completamente finita, spugnetta completamente inzuppata, finita, finita, finita. È la quindicesima che finisco, vi ho fatto un video, non ve ne parlo più perché io la adoro questa cipria, mi piace un sacco, però anche in questo caso vorrei provarne qualcun'altra. Uscirà adesso una nuova cipria, la CC Cream si chiamerà. Quindi la voglio provare per vedere se è anche cremosetta e quindi penso di provare quella e poi voglio provare quella della linea Luxe. Quindi questa Color Trend, ne ho riacquistato un'altra di quella Color Trend che ho già cominciato perché mi serviva una cipria, però voglio provarne anche delle altre. Poi ho finito sempre della Color Trend questo qui che era praticamente un eyeliner della Wild Things, ormai praticamente è secco, non riesce a fare più delle linee di eyeliner. E questa era nella tonalità Jungle Green Queen. Mi è piaciuto un sacco e questi eyeliner di questo formato mi piacciono da morire. Quindi, se vi capita di vederli in offerta, ad esempio nella 3 che è ancora attiva, sono 2 a 5,50 se non sbaglio. Sono buonissimi, io le adoro. E quello marrone di questa linea ce l'ho ancora. Questa, tra l'altro, è la prima linea, cioè la linea che era uscita quando io ho fatto il mio primo ordine Avon. Quindi ero particolarmente legata a questo prodottino. Poi ho finito un campioncino e un rossettino della Color Trend. Ho finito il campioncino del rossettino Posh Petal. Vediamo se ancora scrive, che è praticamente il rossetto della linea matte. Rosato, non lo scrive bene perché non riesco a sbocciarvelo molto bene. Ecco, forse così. Comunque, rosato ovviamente matte che Alfredo dice mi sta molto bene. Quindi, io il campioncino l'ho preso e l'ho utilizzato per me. Poi, magari fra qualche tempo, perché ne ho tanti di rossettini e vorrei finirne qualcuno, magari lo prenderò. Ho finito questo qui, che era il sequin della Color Trend, quando ancora esisteva questo pack, che ora non esiste più da anni. Mia mamma aveva questo sequin e l'ha lasciato a me, mi ha detto, ma dai, prenditelo tu, questo rossettino. E praticamente questo rossettino qui era molto luminoso. In realtà a me non piace più così luminoso. Cioè, prima lo utilizzavo sempre, ora l'ho utilizzato per finirlo perché così luminoso mi ha un po' stancato. Mi piace molto di più ormai il rossetto opaco o comunque con una piccola luminosità, non così luminosissimo. Poi è finito questo qui, che è un prodotto sul quale vi ho fatto la review. È praticamente la crema lisciante delle New Revercelist. Era tutta qui ed era una sorta di primer dedicata appunto alla linea Revercelist, una sorta appunto di primer da mettere sopra sotto appunto il fondotinta, ragazze, cioè mi faceva una pelle col fondotinta meravigliosa, infatti io l'ho utilizzato tantissimo, l'ho utilizzato soprattutto nelle occasioni speciali, però l'ho finito, ma cioè, guardatevi il video, io comunque ho adorato questo prodotto, purtroppo costicchia perché costa sulle 15-16 euro, quindi costicchia un po', però è un prodotto che li vale tutti, cioè
È buonissima, quindi se è in offerta prendetelo perché è bellissimo. Poi il pack è meraviglioso. È anche una bella idea regalo, comunque, perché costa. Bello, 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 mi è piaciuto un sacco. E poi, ragazzi, ho finito degli ombretti e sono gli ultimi prodotti che devo farvi vedere. Degli ombretti, allora, mi sono messa di impegno praticamente a finire questi ombretti. Questa è una palettina Avon vecchissima che voglio finire da una vita. Lo sapete, mi si era rotta, dove era da qui? Mi si era rotta, ve la faccio vedere, era tutta di colori nude. Finalmente l'ho finita perché col pack così rotto non mi piaceva più. E per finire questo e gli altri ombretti, vi dico la verità, li andavo un po' a scalfire, un po' a utilizzarli come pigmento in modo tale da finirli prima, però ormai anche col pack aperto erano scaduti, perché poi quando si apre il pack è scaduto, quindi non me la potevo portare più in giro, non aveva più protezione, quindi la volevo finire e finalmente ci sono riuscita. Ma ho finito questi altri due mono, questi colori mono di Kiko The Essence. Allora, questo qua era il 32. Ed era il bianco matte di Kiko, vediamo se riesco a recuperarvelo. No, era il bianco matte di Kiko che io avevo preso all'epoca perché praticamente mi serviva un fondotinta bianco quando dovevo truccare al freddo, quando facevo gli eventi da mosso per Halloween, perché al McDonald's festeggiano sempre Halloween. E quindi lo truccavo, praticamente mettevo il fondotinta più chiaro che avevo e questo come cipria a tamponarla, e l'effetto era bello perché veniva un bel colore bianco. E poi sostanzialmente ora l'ho utilizzato e l'ho finito come base per tutti gli ombretti perché volevo finirlo. Avevo un bucone enorme, cioè un bucone enorme. Io devo finire i prodotti quando hanno questo buco enorme, cioè proprio ogni volta che mi trucco li utilizzo per finirli. Lo stesso per questo ombretto di Essence. Che in realtà era un ombrettino che io avevo preso perché volevo un ombretto con lo champagne pieno zeppo di brillantini. Questo è lo 02 Dance All Night degli Sparkling FX. Purtroppo, come capitava, penso, non so se ancora gli ombretti Essence danno questo problema perché io non li acquisto da anni. Come capitava prima, praticamente gli ombretti Essence avevano una patina piena zeppa di brillantini all'inizio e poi appena si sbocciava quella patina iniziale. L'ombretto non aveva più il brillantino, è stato comunque un ombretto luminosissimo, però non era quello che volevo io e quindi mi sono veramente impegnata tantissimo, proprio anche qui lo scalfite eccetera per finirli, ho un po' barato, però lo volevo troppo finire perché non ne potevo più di questi ombrettini e poi ragazzi i prodotti li dobbiamo finire, li dobbiamo smaltire perché sennò vengono buttati praticamente quando, non, quando ancora potrebbero essere utilizzati. Bene ragazzi, ho fatto un video enorme. Vi ringrazio per essere state fino alla fine, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!